desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco alla muerte. Io sono Pierluigi Panfera, ho insegnato matematica e sono in pensione da 6 anni. In 6 anni la liquidazione che mi hanno dato, chiaramente se la sono pigliata alle banche, se la sono presa. Allora, innanzitutto voglio ringraziare carnalmente e affettuosamente e cordialmente coloro che mi hanno invitato, Luciano Granieri. Grazie. E anche altri, diciamo, soprattutto Luciano, perché è arrivata la mail da te. Poi voglio ringraziare diciamo Sabatini, il veterinario Andrea. Di fondazione, poi dei comunisti lavoratori, voglio ringraziare Fiorenzo e Luciano che sono intervenuti prima di me, e ringraziare anche tutti gli altri. Allora sarò brevissimo. Io sono d'accordo con tutti quelli che hanno parlato, un po' meno con i comunisti lavoratori, PCE, perché si pongono dei grandi obiettivi diciamo, io ho 64 anni, pur io mi sono posto dei grandi obiettivi, poi man mano ho dovuto sempre più ridimensionarli per ottenere concretamente, ma non perdere mai, non perderli mai di vista questi obiettivi, mai. Essere pratici. Allora, che voglio dire? Mi piace l'intervento di Fiorenzo, perché Fiorenzo, io ho insegnato matematica, Fiorenzo ha fatto un'analisi scientifica della situazione delle banche italiane, delle più importanti banche italiane, e di cui io terrò presente. Paolo, perché praticamente costituisce chiaramente una struttura che esce fuori dal sangue dei lavoratori, e quindi è stato divulgato, e lui, che mi piace quando parla perché è molto chiaro e sintetico. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire, di personale già ho detto una cosa, ne dico un'altra cosa di personale, che mio figlio e mia moglie, disoccupati, hanno preso in gestione un bar, ci hanno lavorato per un anno intero, hanno ricavato utile meno, e quindi sanno, voglio dire con questo, che la situazione del barista, giustamente è stato detto, è una guerra, stanno scatenando una guerra tra poveri. Allora, per concludere, io sono d'accordo soprattutto, scusate che faccio questa distinzione, con Luciano Granieri, perché Luciano ha detto: cominciamo dal micro, perché Frosinone è il simbolo dell'Italia, Frosinone è il simbolo dell'Europa e dell'America e del capitalismo, è così. Allora, siccome io non so se riuscirò ad andare alla manifestazione del 27, cercherò, ma c'ho difficoltà comunque. Ma qua a Frosinone, per la miseria, cerco di farci un buco di sedere, così. Scusate, è stato detto da Luciano che le opere di urbanizzazione dovrebbero essere state a Frosinone, le opere di urbanizzazione sociale dovrebbero essere state versate dai palazzinari nelle casse di una tesoreria, e lì tenute a garanzia del comune, nel senso che il comune, quando si accorge che questi mafiosi non pagano, non pagano ulteriori opere di urbanizzazione, che fa? Da quella tesoreria ci prende i soldi, dice: beh, intanto mi prendo questi qua. A Frosinone il comune questa operazione non l'ha fatta, l'ha detto bene Luciano, Luciano Bartoli, Augusto Bartoli, 93enne, che Fiorenzo più volte ha intervistato. È così. Allora, siccome il tempo è poco, ragazzi, io pure di andare a lavare i piatti come voi, eccetera, eccetera, allora
intanto cominciamo con Frosinone, poi proseguiamo immediatamente, come dice Paolo, come dice, e poi tenendo sempre presente che l'obiettivo dei comunisti, dei lavoratori comunisti, è quella lezione che c'è d'economia che ci ha dato oggi Fiorenzo. Grazie.